cornice dell'ippodromo delle Capannelle, dove tornano protagonisti i saltatori. A questi cavalli di 4 anni è riservata questa prova sugli ostacoli alti, quello dello steeple, in vista naturalmente del prossimo premio da gara. Favore del pronostico al numero 4 Luxury Baby, che tra l'altro non si fa pregare, e insieme a Crocicchio numero 1, con il quale ha una certa linea in fondo, va a prendere il comando della corsa, seguito da un'altra pariglia, quella composta da Schachermacher, che ha all'interno Holy Spirit, poi segue con il numero 2 Fer de Caval, e Never Again completa il drappello. È una corsa in steeple, dunque possiamo dire che l'andatura è discreta. È quella imposta dal tandem Luxury Baby Crocicchio, che ancora non hanno definito tra di loro la diatriba sulla leadership, che adesso sembra pendere a favore del numero 4 Luxury Baby, con Crocicchio comunque praticamente lì attaccato. C'è stato un quasi tentativo di caduta di Schachermacher, che però rimane brillantemente con il suo Bartos in sella. Esce da questo ostacolo, e che è anche la riviera, e si rimette nel circuito normale. Luxury Baby in vantaggio, lo segue Crocicchio. Adesso c'è la mossa di Holy Spirit, che va a pungolare Crocicchio. Schachermacher di conserva amministra la posizione dell'incasso, mentre poi Fer de Caval e Never Again sono vuotati alla corsa di attesa. Luxury davanti a Crocicchio. Schachermacher non salta bene, in effetti, perché si avvicina bene bene prima del salto, poi lo vediamo che ricevendosi ha come delle esitazioni, deve prendere confidenza. Però è lì, attenzione, usciamo dalla diagonale con Luxury, Crocicchio, Holy Spirit, Fer de Caval che muove Schachermacher, che resta un po' lì così, e Never Again sempre cautamente all'attesa. Sta costruendosi in avanti la corsa Luxury Baby, d'altro canto è il favorito, deve ribadire la linea ottenuta finendo sia pure discosto alle spalle di Auronzo, deve dimostrare di aver fatto anche dei progressi, e questa è l'occasione. Naturalmente la corsa è ancora apertissima, guardate che magnifico volo in avanti, e ha mostrato adesso Fer de Caval, che si propone come ottimo eversore del compagno di allenamento Luxury Baby, con Crocicchio che alla distanza comincia a segnare un po' il passo. Qui non esce nemmeno benissimo da questo ostacolo, che è poi quello che segna l'inizio della curva di fondo, con Luxury Baby che deve accelerare. Crocicchio ha detto basta davvero, Never Again comincia un po' a muovere, ma forse un po' dietro. Schachermacher non progredisce, Fer de Caval allora insieme a Holy Spirit se la possono giocare tanto Fer de Caval come Holy Spirit, perché manca ancora una siepe. Sì, è vero che Luxury è ben in avanti e va via molto bene. È caduto Never Again, un po' rallentatore, ma è caduto. Intanto segnaliamo che va al traguardo bene Luxury davanti a Holy Spirit con buon finale.